Un legame ancora vivo, quello che lega D'Ambrosio ad Agrigento. Sì, per quello che so io, siamo buoni amici, torna spesso, nonostante i molteplici impegni che derivano dalle cariche che adesso occupa al Ministero, continua ad occuparsi a tempo pieno di tematiche legate al terrorismo, che è un problema sempre attuale, anche se noi in Sicilia da queste parti ne parliamo poco. Invece è una realtà che va affrontata, analizzata, perché provoca più di un problema. Noi non siamo lontani dalle Torri Gemelle. Un istante prima, nel suo libro, la tesi di un'Al-Qaeda quasi sconfitta, ma non si escludono colpi di testa di singoli fanatici. Sì, io quello che descrivo è come questo fenomeno, questa organizzazione si è evoluta. Ecco, rispetto all'11 settembre possiamo essere davvero ottimisti, noi addetti alla prevenzione. Al-Qaeda, così come l'abbiamo conosciuta, non esiste più, è stata sostanzialmente smantellata grazie alla maturazione delle forze di prevenzione, appunto, che hanno investito molto e che continuano ad avere un monitoraggio adeguato rispetto al rischio che questa organizzazione ha comportato. Oggi, dopo lo smantellamento di Al-Qaeda, quello che è rimasto però è il messaggio jihadista di Bin Laden, quindi la guerra santa che può essere portata nel mondo a livello globale anche da singoli jihadisti. Ecco, oggi è la jihad individuale che è il vero rischio che l'Occidente deve continuare a monitorare. A chi si rivolge il suo libro e quale messaggio viene lanciato? Il mio libro si rivolge sicuramente a chi si è interessato in questi 10 anni di questo rischio e soprattutto a chi ha interesse a capire se deve ancora vivere sotto la paura dell'11 settembre. Ecco, a questa risposta io do un messaggio sostanzialmente rassicurante, dico che siamo in grado di controllare e prevenire attentati del tipo di quelli dell'11 settembre, ma ricordo che tutti quanti saremo più sicuri se svilupperemo come paese di accoglienza tutte quelle policy, quelle politiche che consentiranno a emigrati che arrivano qui da noi e che hanno il diritto di essere qui da noi, quindi non tutti, ma solo quelli che hanno il diritto di arrivare qui da noi, a non sentirsi disadattati. Quindi un'accoglienza la più sviluppata possibile per un'integrazione che attenuerà nel tempo il rischio che questi soggetti da soli, lasciati soli, si trasformino in pericolosi jihadisti. Considerare Lampedusa un porto non sicuro è stato un errore per lei? Guardi, io come mi piace ricordare un agrigentino doc che è Alfano, ecco, Lampedusa rappresenta oggi quella che Berlino è stata nel 1989, quindi è il muro che non deve cadere, nel senso che deve rimanere alto soltanto nei confronti di chi non ha diritto di entrare, ma deve riaprirsi in una maniera intelligente nei confronti di tutti quei soggetti che hanno diritto di venire. Quindi Lampedusa è diventato davvero un posto strategico per il futuro non solo economico dell'Europa.